T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Il signor Ranger ti sta chiamando, Yami. L'ho sentito, Bubu. Io di solito, per paura che voglia spedirmi via prima di andare da lui, rifletto su cosa possa aver fatto che non va. Stavolta però la mia coscienza è pulita. Non ho nulla da temere. Andiamo, Bubu. Adabadu, 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 du, 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 du. Yogi. Ecco un saggio di cosa dice il libro. Agli orsi è vietato l'accesso nelle zone picnic e nel deposito viveri. Non devono elemosinare il cibo e quando un turista offre loro qualcosa da mangiare devono rifiutare. Hai capito, Yogi? Senz'altro, quel libro non avrebbe molto successo fra gli orsi, signore. Mi auguro che non dica anche che è vietato respirare aria fresca. Io sarei felicissimo se lo dicesse, Yogi. Questa era buona, signore. Grazie, Bubu. Quando le dice lei, le spiritosaggini le sta bene che rida. Questo non mi sembra per niente democratico da parte sua. Falla finita, Yogi. Può prestarmi quel libro per studiare il regolamento? Ne ho diritto, visto che la legge non ammette ignoranza. D'accordo, ma attento a non sciuparlo, mi raccomando. D'ora in avanti ci baseremo sempre su questo libro. Le norme e i divieti vigenti nel parco di Jellystone. Benissimo, signore. Per un momento ho temuto che avesse scritto un romanzo. Bubu, mi meraviglio. Mi perdoni, signor Ranger. Dunque, spirito di patata, ecco un saggio di cosa dice il libro. Agli orsi è vietato l'accesso nelle zone picnic e nel deposito viveri. Attenzione! Comunicazione urgente per l'orso Yogi. Presentarsi immediatamente al rapporto nell'ufficio del Ranger. Ripeto, l'orso Yogi deve presentarsi dal Ranger. È un ordine. Il signor Ranger ti sta chiamando, Yami. L'ho sentito, Bubu. Io di solito, per paura che voglia spedirmi via prima di andare da lui, rifletto su cosa possa aver fatto che non va. Stavolta però la mia coscienza è pulita, rida. Questo non mi sembra per niente democratico da parte sua. Falla finita, Yogi. Può prestarmi quel libro per studiare il regolamento? Ne ho diritto, visto che la legge non ammette ignoranza. D'accordo, ma attento a non sciuparlo, mi raccomando. Solo ora che stai studiando quel regolamento, Yogi. Lo so, Bubu. Stavo cercando delle scappatoie e ne ho trovata una così grande che ci staremo belli comodi tutti e due. Che hai intenzione di fare con quelle tavole e quelle pietre, Yogi? Diciamo che voglio costruire la nostra scappatoia. Anzi, dammi una mano. Vammi a cercare un secchio. Un secchio? D'accordo. Chissà che ci fa. Spero che Yogi non sia arrabbiato con me perché ci ho messo tanto a trovargli un secchio. Oh? Santo cielo! Che è quello? Un pozzo dei desideri, Bubu. Un pozzo dei desideri? E cosa diamine ci fai? I turisti esprimeranno dei desideri e getteranno delle monetine nel secchio perché si avverino. Ehi, che idea geniale! Ecco, stanno già arrivando un paio di turisti. Guarda, ora vedrai come funziona. Ehi, guarda, papà, un pozzo dei desideri. Posso provare ad esprimerne uno? Certo, figliuolo. Chiudi gli occhi, pensa al desiderio e butta dentro questa monetina. Grazie, papà. Ci voglio provare anch'io. Spero che i loro desideri si avverino. Anch'io, Bubu, ma spero soprattutto che si avveri il mio. Che desiderio hai espresso, Yogi? Che il mio sistema di espulsione funzioni. Perfetto! Non credo che al signor Ranger la cosa piacerebbe. Nel libro non c'è scritto che un orso non possa avere un pozzo dei desideri. Chissà se c'è qualcuno di voi che sa com'è nata la musica elettronica. Ve lo posso raccontare io. C'era una volta circa 12 miliardi di anni fa, quando qualcosa lassù nel cielo si incontrò, ozono, zolfo,
insomma tutte le molecole necessarie per far scoppiare qualcosa. Anzi, lo chiamarono il Big Bang, la grande botta, 12 miliardi di anni fa. Da tutto questo è nato anche Ricky Leroy, Franchino, tutti voi. Pensate un po', se non ci fosse stata la grande botta, dove eravamo noi? A quest'ora cosa avremmo fatto? The Big Bang! La grande botta! Ricky! Fagliela sentire! La grande botta! C'era una volta la grande botta, tanti tanti anni fa, Ricky Leroy, Franchino, White Party, Al Jais, dove tutte sono un po' scimmiette. Good morning, Monkey. Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta. Benedici tutti noi, Santissimo Padre, che hai creato tutte le scimmie a tua immagine.